E infine questa è una cosa molto curiosa perché sono degli amplificatori vocali di fatto, cioè per esempio le mette il telefonino qui e lo sente molto meglio, la musica la sente molto meglio. Geniale! Signore e signori, buonasera, fa il suo ingresso in sala il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Adesso è ufficiale e può iniziare il 108° congresso della Società Italiana di Otorinolaringoiatria. Oggi è un giorno del tutto particolare e credo di non aver quasi mai visto un'aula così piena, e questo lo dobbiamo a un evento credo unico per adesso nella nostra storia, cioè la presenza del Presidente della Repubblica. Le siamo davvero grati, caro Presidente, perché ci dà veramente una spinta ad andare avanti. Certe volte vediamo nelle persone una sorta di smarrimento. Dici, ma che cosa fate voi esattamente? Beh, noi facciamo delle cose importanti. Andrebbe veramente creata una sorta di sensibilizzazione per queste problematiche. Sono pazienti veramente complessi. Il nostro congresso numero 108 si svolge infatti nella capitale d'Italia, alla presenza del Capo dello Stato, che io vorrei ringraziare anche per la sensibilità che ha sempre dimostrato verso la classe medica. Ogni anno curiamo 200.000 persone in regime di ricovero e seguiamo circa 230.000 interventi chirurgici. Il futuro è già qui. Gli otorinolaringoiatri lo stanno vivendo in prima persona e il nostro congresso lo dimostrerà con chiarezza. Voglio esprimerle, signor Presidente, profonda gratitudine per la sua guida, sempre autorevole, chiara, discreta. La sua convinta fiducia nella scienza è stata di grande supporto alla nostra complessa attività di contenimento della pandemia. Tutte queste attività sono svolte rimanendo fedeli al metodo FISM, il grande valore aggiunto della Federazione, ovvero mettere a fattor comune le conoscenze, le eccellenze e le risorse delle singole associazioni specialistiche mediante un lavoro di coordinamento che depotenzia le forze centrifughe e smussa gli interessi di parte per dare vita a proposte e soluzioni multifattoriali profondamente condivise e mai autoreferenziali, il cui obiettivo è uno e sempre uno solo, la salute del malato, l'interesse della collettività.